I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da TICMILLE, danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo in investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TICMILLE non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti e declinano ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMILLE, a meno che non sia stato specificato. Vertenza sul rischio, il trading di prodotti finanziari in leva comporta un alto grado di rischio e non è adatto a tutti gli investitori. Le perdite possono eccedere l'investimento iniziale, assicurarsi di comprendere appieno i rischi e di curare attentamente la gestione del rischio. Allora, il webinar è presentato da me, Giuseppe Ciricola, Country Manager Italia di TICMILLE, e con me questa sera, come per l'ultimo appuntamento del Training Talent Show Coaching, Marco D'Andrea. Marco, tu mi senti, vero? Certo, Giuseppe, buonasera a te e buonasera a tutti. Perfetto, Marco. Allora, prima di entrare nel vivo della strategia, così approfittiamo anche perché vedo che un po' di persone stanno entrando adesso. Facciamo una presentazione di TICMILLE. Più che altro mi focalizzerò su quello che poi è diciamo, l'evento clou che ormai è alle porte dell'ESMA, che entrerà in vigore tra meno di un mese. In TICMILLE abbiamo deciso di anticipare la partenza dell'ESMA al 21 luglio. Tutti i nostri clienti hanno già ricevuto una comunicazione molto importante, quindi invito chi ancora non avesse avuto modo di leggere le email di recuperarlo, comunque poi di contattarmi all'indirizzo email per maggiori informazioni. Quindi l'unico modo attualmente per evitare poi l'abbassamento della leva è inviare una richiesta come cliente professionale. Come si fa? Dalla pagina, dall'home page di TICMILLE si effettua il login dalla propria area clienti, quindi TICMILLE Regno Unito. Dopo aver effettuato il login, apparirà questo pop-up dove vi chiede, nel caso voleste mantenere la leva, di fare domanda come cliente professionale, e dopodiché c'è un questionario con tre domande dove vi si chiede il numero medio di operazioni significative effettuate per trimestre durante l'ultimo anno è stato superiore a 10, sì o no? Avete un portafoglio di investimenti maggiore o uguale a mezzo milione di euro, sì o no? Avete lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che richiedeva la conoscenza di prodotti finanziari in leva, anche qui sì o no? Bisogna soddisfare due dei tre requisiti richiesti. E la nostra compliance potrebbe anche poi chiedere ovviamente delle prove a sostegno di quello che viene dichiarato. Un'ultima nota sul broker TICMILLE: abbiamo abbassato le nostre commissioni sui conti VIP portandoli a un dollaro per ogni 100.000 negoziati, quindi significa che adesso per aprire un lotto su euro-dollaro pagate poco più di 2 dollari, esattamente 2 dollari al cambio attuale, 2 dollari e 32 più lo spread, che comunque è interbancario e parte da zero, è una media di 0,2 pips, quindi molto basse, ed è difficile trovare delle condizioni migliori attualmente sul mercato. Bene, allora io ho finito la presentazione del broker questa sera, quindi visto che l'ultimo appuntamento lo dedichiamo al diciamo a una sorta di revisione delle operazioni che sono state fatte. Io sarò comunque, diciamo, un alunno, nel senso che comunque le ho fatte io le operazioni, adesso porterò anche questo MyFX Book, e Marco mi dirà se le operazioni che ho fatto a mercato sono corrette oppure no. Marco, se non sbaglio, mi hai detto che già quella sul WTI che ho fatto oggi è un po' sbagliata. Io direi di partire allora da questa, visto Ok. che non so se si vede se vedi la mia piattaforma, credo Sì. di sì, è un'operazione che io ho inserito sul WTI oggi alle dov'è? 17:03, quindi un'ora avanti è l'orario di TICMILLE, quindi alle 16:03. Un sell.
Perché mi hai detto prima che forse non era corretto questa entrata, allora vogliamo magari ricordare un po' le regole Sì, allora, d'ingresso? sbagliata perché comunque dei casi, come puoi vedere, hai entrambi gli indicatori che sono di colore discordante, quindi non c'era diciamo, informazione univoca da parte dell'half trend e del super trend. Quindi in questo caso bisognava rimanere flat, perché il super trend ti filtra una posizione short, mentre l'half trend ti sta filtrando un'operazione long. Quindi non essendoci un segnale univoco da parte, quindi una conferma univoca, perché non è che prendiamo diciamo il setup soltanto in base all'indicatore. L'indicatore ci filtra, ci dà un consiglio fondamentalmente se andare o long o short, però entrambi sono posizionati in maniera opposta l'uno con l'altro. Quindi in questo caso non bisognava fare operazioni, perché se ci facciamo anche caso, dobbiamo, quindi oltre ad avere il breakout dei minimi alla candela, diciamo, delle 16 di Tick 1000, che sarebbe la candela che apre alle 15, e ci siamo appunto al breakout dei minimi, si andava short se entrambi gli indicatori filtravano una posizione ribassista. Ma in questo caso, Diciamo un po' come la giornata precedente qui. esatto, in quel caso lì era palese il long, quindi nessun problema. Quindi l'half trend, aspetta, deve essere, mettiamolo dello stesso colore, se no altrimenti non. Sì, verde e rosso, cioè, Sì. vedi? Esatto. Ok, quindi qui c'era discordanza, quindi diciamo che la prima regola è quella che entrambi gli indicatori devono segnalare la stessa direzione, giusto? Esatto. Ok, quindi queste qui adesso stanno andando in stop, quindi errore mio, comunque ci sta. Sul WTI. Comunque questa l'abbiamo vista qualche giorno fa, quindi non ho avuto modo di approfondire, comunque di effettuare delle operazioni. Ho comunque fatto, Marco, diciamo un po' di backtest su Excel e da quando poi abbiamo fatto il webinar, diciamo, operativo dal 25 maggio, e comunque diciamo che i setup che sono stati dati da questa strategia sul WTI sono abbastanza robusti, a parte comunque questo momento di drawdown che magari adesso poi vediamo. Comunque la strategia si è dimostrata solida. Io ho optato per i due trailing stop che tu hai, diciamo per i due sì, trailing stop che tu ci hai dato durante l'ultima registrazione, che era quella basata sull'ATR e l'altra su una chiusura daily dopo le 19, se non sbaglio, giusto? Esatto, tra le 19 e le 21 a discrezione dell'utente. Esatto, quindi io ho fatto un po' di, diciamo, sono andato un po' a ritroso per vedere comunque un po' di operazioni con questa tecnica, e a parte qualche stop, che comunque quelle sono inevitabili, visto che comunque facciamo training e gli stop fanno parte del gioco, comunque la strategia si è dimostrata solida sul WTI. Io tornerò Ovviamente. sui dati perché ti farei notare proprio una cosa molto bella, se puoi tornare per favore sull'Excel. Sì. E praticamente notiamo che c'è un rapporto che quando vai loss, vedi, perdi 20 tick, 30 tick, 30 tick, 35 tick. Quando guadagni 50 tick, che comunque anche 50 tick, 45 tick, è una perdita piuttosto importante, però quando vai a guadagnare, vedi più 195, più 20, più 45, più 80, c'è un rapporto, diciamo, di 1 a 3 spesso e volentieri, di 1 a 4, tant'è che dal 25 maggio ad oggi, fondamentalmente, quindi stiamo parlando di circa un mese e mezzo quasi di contrattazioni, ci sono stati molti ordini. Praticamente ci sono stati 22 ordini, quindi quasi tutti i giorni è entrato il setup, e ci sono stati la bellezza di 444 tick di guadagno, che in linea generale, se li andiamo a rapportare con
I giorni operativi che sono stati 20 sono circa 40, circa 22 pips al 22 tick al giorno di guadagno, cioè non è poco in linea generale, considerando che un tick, se mosso con il lotto intero, vale circa 10 dollari all'incirca, cioè sono una media di guadagno di 220 dollari al giorno. Che hanno praticamente una sorta di payoff, chiamiamolo così, comunque un guadagno medio che è molto interessante. In linea generale, tieni in considerazione che sul petrolio è praticamente 22 tick sono cioè 220 dollari su 10 dollari sono circa il 22% di guadagno in più, quindi considerando che, a parte che queste sono operazioni reali, ma considerando eventuali slippage, eccetera, eccetera, a mio avviso è un profit factor di un certo livello, insomma, cioè è veramente merce rara questa in linea generale, quindi, a mio avviso sono dati molto, molto, molto importanti. No, però Marco, faccio una premessa, non sono operazioni che ho fatto, io l'ho fatta a ritroso, però sono andato sempre, diciamo, a sfavore del vantaggio che avevo facendolo con il senno di poi, nel senso che, ad esempio, qui su questo breakout io ho comunque messo guadagno di 25 tick, no? Però qui la strategia ne guadagnava molto di più. Era 23 pip, tenendo conto di slippage e varie cose. Io comunque anche sul daily, sul profitto quello daily, ho comunque non ho inserito l'importo che c'era qui di quanto sono da qui a qui. Sono circa, se avessi chiuso qui 70 tick, io ne ho tolti 30. Però Vabbè, ma perché è comunque troppo facile. hai fatto quindi Esatto, un cioè calcolo ho conservativo. fatto. Esatto, sono andato molto conservativo, proprio perché qualcuno potrebbe dire, ok, l'hai fatto con il senno di poi, è facile, è comunque, diciamo, tirato, come si dice, comunque sei stato sempre a favore di quello che volevi vedere tu, però in realtà no, perché quando poi faccio questi tipi di backtest, poi tenete conto che noi l'abbiamo fatta, Marco, quant'è il 27? Quindi non c'era Esatto. il tempo materiale ovviamente di fare le operazioni perché io non conoscevo questa tecnica, però sono andato a vedere e ho detto vediamo se sul passato comunque ha funzionato e devo dire che sul WTI poi si vede comunque anche a occhio, molte volte ci sono questi trend rialzisti che partono e io qui sono stato molto conservativo, non sono mai stato comunque a favore, ad esempio qui no, questa situazione qui, io non sono, non l'ho presa questa. Perché No, qui no. ovviamente non c'è corrispondenza tra i due oscillatori, nonostante Esatto. poi fosse partita, l'ho presa qui, Esatto, questa delle va 15, bene, va benissimo. togliendo molto, molto spazio comunque ai profitti per mantenere comunque per essere conservativo e quindi non rischiare di rendere troppo bello un backtest su Excel perché può lasciare ovviamente il tempo che trova. Quindi facciamo un riepilogo di questa strategia e poi passiamo a quelle sul GBP/Yen dove le ho fatte in reale le operazioni, quindi poi le vediamo anche con MyFXBook. Allora, c'è però una domanda, Marco. Nel Certo. webinar sul WTI si è accennato all'uso del book. Mi piacerebbe capire come usarlo in abbinamento a questa strategia e se si consiglia una particolare piattaforma software o di dati per poter leggere il book. Allora, sul book fondamentalmente, allora, questo qua, casomai dico anche che dovrebbe essere il signor Pietro quello che ha scritto. Ti dico tranquillamente puoi anche contattarmi in privato per approfondire perché per rispetto comunque anche al broker che comunque non ha il book vorrei approfondirlo casomai questo argomento in una seduta a parte però quello che ti posso dire comunque per rispondere giustamente alla domanda che il book in linea generale a noi serve semplicemente per osservare in tempo reale laddove ci sono dei volumi. In generale, a noi non ci interessa la vera lettura del book perché magari il nostro utente magari si è informato online e magari ha letto qualcosa del book. Il book in linea generale
serviva agli scalper in generale. A noi non dobbiamo fare scalping sul VTI e non ci interessa nulla il tick preciso, ci interessa soltanto cercare di capire i volumi grossi dove si sono stanziati. Ad esempio, in questi giorni, se andate comunque a fare un'analisi, da inizio anno, anzi, non da questi giorni, il petrolio ha guadagnato il 27%, cioè se voi al 1 gennaio vi mettevate long sul petrolio, ad oggi stavate guadagnando il 27%. Questo che cosa vuol dire? Che comunque dei gasi è uno strumento che innanzitutto sviluppa dei bei trend in generale, però dovete pure cercare di capire se il mercato sta salendo perché c'è stato un impulso o se sta salendo senza volumi. E quindi bisogna cercare di capire dove sono i volumi forti, cioè quindi quali sono i veri supporti o le vere resistenze. Ovviamente le resistenze saranno dove ci sono forti volumi in vendita e i supporti ci saranno dove ci sono forti volumi in acquisto. Se voi vedete che oggi il mercato sale di brutto, ma non ci sono volumi, molto probabilmente ci sono ancora delle posizioni long aperte, i cui acquisti sono partiti giorni fa. Quindi dobbiamo cercare di capire in corrispondenza delle candele di esplosioni volatili se lì ci sono stati volumi in acquisto. Sfruttando un pochettino quella che è la piattaforma di Tickmill, vi posso dire che i volumi non sono quelli reali, ma si avvicinano ai volumi reali in linea generale. Potete andare magari a prendere una conferma su dei siti gratuiti che ci sono, cioè Investing, ad esempio, che comunque è un sito gratuito e lì i volumi li potete andare a vedere, o in qualsiasi altra piattaforma interbancaria. Quindi di consigliarvi un software non mi sembra il luogo giusto e No, nemmeno quella avevi come. fatto se non sbaglio nel precedente webinar, ma l'hai ribadito anche adesso. Comunque, quella di Investing.com è più che utile Esatto, per è una il tipo di strategia, piattaforma. che comunque resta molto semplice, nel senso che c'è poco da fare. Nel senso, ci sono i due indicatori, devono essere comunque allineati, come in questo caso su Uptrend e Half Trend allineati. Vediamo questo caso qui. Tu Marco, correggimi sempre se sbaglio. Quindi Certo. i due indicatori danno conferma in questo caso long. Poi si va a prendere una candela oraria delle 15, si parte dalle ore 15, giusto? Che sono le ore 14 italiane. Esatto. E quindi si inizia a impostare l'operatività, quindi dalle ore 14 in poi. Che cosa si deve fare? Si deve mettere un buy stop sul massimo della candela chiusa, quindi delle 14, quindi alle 14:59, aspettate la chiusura della barra e inserite il buy stop sul massimo. Dopodiché attivate la gestione che deve avvenire con l'ATR a due periodi. L'ATR a due periodi in questo caso lo vedete qui. Vedete qui. Tenete adesso sott'occhio questo dato qui, mi focalizzo sulla barra e ci segnala 34 tick. Da qui dovete impostare il vostro take profit. Il take profit può essere appunto di 34 pip, o potete, Marco, giusto moltiplicarlo. Non so se volete un risk reward di 1,5, non so. Potete comunque mettergli anche 40 di tick in questo caso, in modo tale da avere comunque sempre un vantaggio rispetto allo stop. Tu Marco, lo stop dicevi che lo si può usare anche mettendo uno stop sotto l'indicatore, o sbaglio? Esattamente. Quindi avete anche la possibilità di o gestirlo con l'ATR stesso, quindi le due modalità di stop, lo scriviamo anche. Modalità di stop, uno con l'ATR e un altro con il super trend stesso. Se non dovesse entrare l'ordine sulla candela delle, quindi un ordine diretto sulla candela delle ore 15, vi spostate su quella successiva. In questo caso comunque l'ordine è entrato sul massimo,
che vediamo qui a 71,49, il massimo della candela delle ore 15, e quindi poi gestite il tutto in due modalità: uno con l'ATR, quindi vi prendete il take profit sull'ATR, e l'altro con una gestione che io ho Oraria. chiamato daily, ma in realtà oraria, dove l'andate a chiudere dalle 19 alle 21 in base un po' a come dove si trova il prezzo. In questo caso comunque potete chiuderlo in quest'area qui, quindi da una parte guadagnate con l'ATR e dall'altra ovviamente con la chiusura daily, quindi avete due modalità di trailing stop e anche poi due modalità di stop. Questo diceva Marco, su questo strumento funziona bene proprio perché il WTI sugli orari americani dà comunque direzionalità. Ovviamente non va sempre così, ci mancherebbe, ci sono comunque quelle fasi, diciamo, quelle giornate dove potete beccare, ad esempio ne vedo una qui, vediamo questa giornata. E qui Marco, sì, qui c'è questo il classico sgambetto che dà dove entrate sul buy. Esatto. Avreste comunque preso lo stop e ci sta, quindi non è sempre ovviamente ogni giorno gain, però il giorno prima con un po' di pazienza comunque c'era la giornata direzionale, quindi sul lungo periodo, che è una cosa che io ho già fatto sull'ultimo mese prima del webinar, comunque c'è un vantaggio, diciamo, statistico sull'operare in questo caso. Bisogna ovviamente resistere a queste giornate qui, perché queste giornate ovviamente possono essere comunque fastidiose proprio perché sono in laterale. Però vediamo qui se è preso lo stop. Sì, ore qui 52 di. No, in questo caso forse probabilmente l'ordine almeno con l'ATR sarebbe No, andato in porto. guadagniamo anche quell'orario perché vedi alle 19 dove chiude. Dipende un po' se io poi. Diciamo che è un po' borderline questa operazione. Eh Facciamo un sì, però 50-50. Sicuramente su quell'ATR avreste comunque guadagnato. Su quell'orario ho qualche riserva. Ovviamente non possiamo saperlo perché stiamo rivedendo un grafico passato. Vediamo se c'è allora qualche altra domanda. Scusate, dove posso trovare l'uptrend? Allora, Corrado, questo l'abbiamo spiegato nei precedenti webinar, comunque si trovano tutti online. Marco poi ha degli indicatori personalizzati del super trend e half trend. Per chiederlo, Marco, se tu puoi postare la tua email in chat, così poi chiedete No, ho portato direttamente a Marco. direttamente il link. Tu considera che ho già messo sulla chat, vedi se arriva Ok, ottimo. il messaggio, che comunque dei casi chi apre il conto con Tickmill tramite il link che vi ho mandato, gli indicatori sono gratuiti, li mando io via mail, dopodiché a termine delle slide Giuseppe mostrerà io tutti i contatti, quindi potete prendere da lì l'email, insomma. Esatto, comunque tenete conto che li trovate anche online gratuitamente, quindi se poi non Esatto. volete aprire, vado contro i miei interessi, aprire il conto con Tickmill, cioè comunque si trova tutto online, il super trend si trova online e credo anche l'alt trend. Anche qui in questa situazione comunque vedete come c'è molta direzionalità e quindi vi invito comunque a provare voi stessi prima magari con un conto demo e poi magari con pochi soldi in reale per constatare l'effettiva efficacia di questa strategia che abbiamo spiegato adesso in lungo e in largo. Quindi chiudiamo la strategia sul WTI, Marco, e ci spostiamo su quella della sterlina yen. Quindi Ok. diciamo che sul WTI noi siamo coperti operativamente parlando, dalle 15 ore Tickmill, quindi Italiano. dalle 14 italiane fino più o meno alle 16 italiane, 16-17 italiane, giusto Marco? Giusto? Ok, mentre per la mattina Marco ci ha segnalato un'altra strategia molto interessante che ha lo stesso setup, diciamo tra virgolette operativo, perché poi lui nei precedenti webinar ha anche spiegato che comunque tutte le strategie hanno dei pilastri comunque univoci che poi bisogna seguire, e anche qui abbiamo l'half trend e il super trend.
Qual è la differenza sostanziale, al di là dello strumento, è che si deve creare un canale orario. Come si chiama, Marco, questo canale orario? Non mi ricordo il nome. Allora, il canale fondamentalmente quando in analisi tecnica e quando si costruisce, diciamo, una sorta di rettangolo basato su candele orarie, viene chiamato Dongshan Channel, ovvero quel canale che ha come supporto e resistenza gli estremi di massimo e minimo di X candele, di un numero N di candele che decidiamo di prendere. Quindi se ad esempio consideriamo, che ne so, le prime 8 candele, si prenderà il massimo assoluto di quelle 8 candele e il minimo assoluto di quelle 8 candele. Il massimo formerà la resistenza e il minimo il supporto. E dopodiché si possono applicare le varie strategie di breakout o di break-in sui vari, diciamo, minimi e massimi. Ok, quindi noi avevamo scelto come orario di lavoro sulla sterlina yen dalle 8 alle 10 italiane. Su Thinkmill siamo sempre un'ora avanti, quindi è dalle 9 alle 11. Quindi bisogna creare un box, come in questo caso. E poi entrare alla rottura di questo box. Ovviamente dobbiamo avere sempre dalla nostra parte il super trend e l'half trend. Allora, io un po' di operazioni, Marco, le ho fatte. Qui abbiamo qualcosa in più rispetto al WTI perché sono riuscito comunque compatibilmente con i miei impegni ad effettuare qualche operazione. Quindi vediamo questa operazione e poi possiamo anche chiudere il webinar. Allora, la prima era il 25 maggio su GBP/Yen dove ho preso uno stop. Ok, andiamolo a vedere. Allora, vediamolo un po'. Io ho creato questo canale dalle 9 alle 11. Mi sono dimenticato di dire il time frame che è il 15 minuti. Poi, quindi, allora, già qui la prima operazione è un po', secondo me anche qui Marco ho fatto un piccolo errore perché il sell. Poi mi ero confrontato anche con un trader in chat che stava utilizzando, non so se è presente questa sera. Tra l'altro, se qualcuno ha fatto delle operazioni usando queste strategie, quella sulla sterlina yen noi l'abbiamo spiegata già un po' prima rispetto a quella del WTI, quindi se qualcuno in chat ha fatto delle operazioni e vuole rivederle, me lo faccia solo presente così, e quindi poi le andiamo a vedere. Comunque, io qui ho lasciato un pendente short che è entrato in questa zona, se non sbaglio, le 14, vediamo il sell. Esatto, alle 14:50. Però Esatto. avevo contro il super trend, era verde, forse dovevo annullarlo. Esattamente, esattamente. Perché Perché non avevi, comunque avevo. esatto, non avevi la, diciamo, la, diciamo sempre anche qui il discorso dell'informazione univoca tra half trend e super trend. Ok, quindi diciamo che qui c'è Ma stato vabbè, ma un è uno mezzo. stop. Allora, il setup era giusto, corretto all'inizio, nel senso che c'era il super trend e l'half trend dalla mia parte. Il canale si è creato dalle 9 alle 11, io ho messo il pendente qui, ma ovviamente il canale è stato già rotto dopo qualche candela. Io poi, magari anche perché non ero presente in piattaforma, ho lasciato il pendente che è stato preso qui. E quindi si è preso poi lo stop dovuto sempre all'ATR. E quindi questa comunque è andata in stop. Poi il 31 maggio, allora questa è il 25, questa qui del giorno dopo non sono riuscito a farla, però probabilmente sarebbe andata dalla mia parte, ma va bene. Questa qui nemmeno sono riuscito a prenderla perché c'era questo livello e anche qui peccato. Abbiamo detto il 30 maggio, giusto? 31. 31 maggio. 31 maggio.
Questa è stata antipatica, Marco, perché il canale fatto, credo che qui comunque non ci sia stato un errore sulla strategia, sull'impostazione. Quindi il canale dalle 9 alle 11, mi traccio il massimo, il minimo di questo canale, ho piazzato un buy stop su questo livello che corrispondeva al massimo della candela delle 11. E ovviamente l'ordine è entrato e poi è andato subito giù, è stato colpito, diciamo io lo stop qui anche con l'ATR, quindi Esatto. qui non ho utilizzato il super trend ma lo stop come ATR, in questo caso mi ha anche pagato meglio, nel senso che comunque uno stop con il super trend mi sarebbe costato molto di più rispetto a quello dell'ATR. Esatto. Qui Marco non ci sono stati errori, giusto? No, assolutamente no, lì purtroppo Lì capita. ci ha detto Zozzo, come si dice qua a Roma. Esatto. Poi purtroppo, ovviamente, come spesso capita, poi arriva il segnale bello il giorno dopo, però tu magari non sei davanti al PC e quindi te lo perdi, come in questo caso, quello poi il primo Ecco perché bisogna fare i trading system. giugno. Esatto, poi magari uno, anche perché questa strategia è molto automatizzabile, molto semplice. E quindi qui, questa qui del 1º giugno l'ho mancata. Vediamo quale ho fatto. E poi ho preso una serie di 4 trade positivi che hanno portato l'equity comunque in guadagno. Allora, fino al 20 giugno. Quindi andiamo a vedere il 20 giugno. Quindi vediamo questa serie di 4 trade positivi, se c'è stato un errore da parte mia comunque al di là del profitto oppure no. Beh, il 20 è stato direzionale, quindi ok. Il 20 direzionale, allora, però ti devo fare una domanda qui. Allora, io ho creato il canale 9-11, l'uptrend è diventato positivo qui. Quindi in questo caso comunque non dovevo annullare l'ordine perché l'uptrend era in long e anche il super trend, quindi è giusto. Esatto. Ok. Esatto, io quindi sono entrato qui con l'ATR in trailing stop, l'ATR a due periodi uguali, quindi identico al WTI, poi ovviamente adesso stiamo rivedendo il backtest come avevamo detto nei precedenti webinar. Per tutta la spiegazione con le slide e quant'altro, fate sempre riferimento ai webinar precedenti. Comunque, io cerco sempre di spiegarlo, ma se mi dimentico qualcosa, poi fate fede sempre al webinar ai webinar precedenti che ha spiegato Marco. Quindi, creato il canale dalle 9 alle 11 sulla piattaforma di Tickmill, andando a prendere i massimi e i minimi di questo canale. Ho piazzato un buy stop in quest'area che è stata comunque che è andata su comunque dalla mia parte dopo un breve comunque ritracciamento, ma la strategia comunque ha pagato in questo caso 25 pips circa. Poi il giorno successivo, il 21 giugno, anche qui credo di non aver sbagliato perché avevo l'half trend e il super trend a favore, quindi ho Esatto. creato il canale dalle 9 alle 11, il minimo di questo canale era in quest'area 145.19, ho piazzato un sell stop e quindi poi con l'ATR a due periodi che era di circa quant'era, non mi ricordo, però ho messo 15, quindi sì, perché vado a prendere dell'ultima candela diciamo del canale, quindi qui segnava 13 e mi ha pagato 15 pips. Ottimo. Marco, una cosa che ho notato di questa strategia è che sul daily, cioè lasciando correre un po' la strategia, non paga più di tanto, nel senso che comunque forse è una, diciamo una peculiarità di questo strumento di sterlina dollaro, di sterlina yen, fa dei grossi swing, di
prezzo e ritorna quasi sempre poi al prezzo verso, diciamo, le aree di supporto e resistenza. Non so se è una cosa che. Se questo, allora, questo che tu hai notato è sicuramente una peculiarità non solo di questo strumento, ma di tutto il Forex, che comunque dei casi non dimentichiamoci che comunque il Forex è sempre uno strumento di natura mean reversion, quindi comunque dei casi ci sono strumenti come la sterlina, quindi monete più che altro, quindi pair, come la sterlina, come il diciamo lo yen soprattutto, che sono prettamente, cioè, oddio, prettamente, hanno una natura trend following più accentuata delle altre monete. Ad esempio, AUSD, USD, oppure New Zealand dollar, dollaro americano, sono cambi prettamente mean reversion, cioè di trend following hanno poco e niente in linea generale. Quindi andare a trovare il trend su quegli strumenti equivale a comunque dei casi ad andare a trovare un bianco in Africa, e cioè, per comunque dei casi dare un paragone, ecco, in generale, perché comunque dei casi è la natura di questo strumento. Tutto il Forex è di natura di mean reversion. Poi comunque c'è una fase trend following che su alcuni pair è più accentuata e in altri invece è meno presente, però proprio questo atteggiamento che tu hai riscontrato anche su questo Questo cambio. l'ho riscontrato molto su questo cross rispetto al, diciamo, all'euro-dollaro, che lo negozio molto più spesso anche in intraday. Notavo questa cosa, quindi adesso mi sono ricordato vedendo quell'esempio, dovevo chiedertelo. Stessa cosa poi il 26 giugno, anche qui ho creato il solito canale dalle 9 alle 11, piattaforma di Tickmill, quindi mi sono andato a vedere i massimi e i minimi di questo canale. Ho piazzato il sell stop qui facendo riferimento sempre all'ATR e anche in questo caso l'operazione è andata in diciamo in profitto 26 Ottimo. giugno. Dopodiché l'ultima di oggi. Oggi è stata molto bella, l'ho fatta anch'io quella di oggi, però peccato che non ho potuto mettere l'ordine sulla stessa tua, se no facciamo doppio profitto. Anche questa molto bella, vedi, queste Il mercato mi piacciono molto, anche se poi rientra comunque anche qui è andata subito a fare il pullback sulla la mia entrata, quindi quando metti, sai, il trailing stop che ti viene a prendere a break even e poi arriva Infatti il dalla motivo per cui parte. utilizzo in generale io stop a break even non li utilizzo per il semplice fatto che c'è questo respiro di mercato che spesso e volentieri è più profondo di Tenuto quello in che conto. uno si aspetta, e magari c'hai in macchina un'operazione buona e per aver utilizzato un atteggiamento troppo conservatorista arrivi dopo a bruciare una buona operazione o quantomeno a renderla infruttifera, che è un peccato, perché io dico in generale non è solo un peccato economico, ma anche a livello dei drawdown successivi che, come abbiamo potuto notare, ci stanno, cioè è inutile che ci stiamo qua a raccontare cavolate, insomma, a prenderci in giro, cioè gli stop ci sono delle fasi comunque delle giornate negative che comunque ti fanno attraversare dei periodi di drawdown. Se durante le operazioni buone noi le saltiamo, o comunque quelle buone le chiudiamo prima, o comunque ce le facciamo chiudere da un trailing stop, è normale che incassiamo meno e quando andiamo nelle fasi di perdita le sentiamo di più. Questo è normalissimo. Quindi dobbiamo saper gestire soprattutto i guadagni, perché se andiamo a tagliare i guadagni facciamo l'esatto opposto di quello che andrebbe fatto. Non so se è chiaro. Esatto, sì, no, è chiaro. Allora, l'ultima operazione che andiamo a vedere è questa qui di oggi, il canale dalle 9 alle 11 e l'entrata, io ho lasciato un pendente qui short che è entrato, in questo caso avevo sia l'half trend che il super trend dalla mia parte con l'ATR, quindi poi ha chiuso in profitto. Dopodiché anche qui ha fatto uno spike verso l'area rotta, quindi anche qui il break even non avrebbe assolutamente pagato. Allora, io leggo la domanda di Lucilla. No, in realtà sì,
Hai ragione, Lucilla chiede, l'ultima candela del canale, quella delle 10:45 o quella delle 11? Io ho capito 8 candele, quindi 10:45. Se usi quella delle 11 ti sfalsi i segnali, puoi avere massimo, minimo e ATR differenti, oltre ad essere in ritardo di 15 minuti. È assolutamente vero, però secondo me sul lungo periodo, poi Marco, non so se sei d'accordo, noi adesso abbiamo fatto vedere alle 11 per comodità. Però comunque può capitare una volta, due, che quella delle 10:45 è la candela di setup. In questo caso, anche se avessimo usato quella delle 10:45, perché ovviamente alle 11 tu devi impostare il segnale di setup short, quindi alle 11 apre la candela, che ovviamente però più dalle 10:45, quindi tu diciamo alle 11:01 devi farti trovare pronto con o il sell stop o il buy stop. Però secondo Esatto. me sul lungo periodo cambia poco. Noi adesso ai fini didattici abbiamo fatto vedere comunque un qualcosa di, come dire, un orario preciso dalle 9 alle 11 per dare comunque un setup, un qualcosa su cui ragionare, ma non stiamo dando la strategia finita o queste sono le regole. Oppure non si guadagna. Si può comunque anche scegliere un canale differente. Questo Marco l'ha spiegato più volte. Lui ha segnalato Esatto. questo canale, ma se volete utilizzare un canale di un'ora potete farlo, nessuno lo vieta. L'importante è che si seguano comunque il messaggio che Marco vuole inviare anch'io e dare comunque un setup di regole da seguire in modo tale da avere dei riscontri oggettivi, non farsi ingannare dalla propria discrezionalità. E quindi avete visto, comunque abbiamo fatto vedere sia sul WTI che sul sterlina yen delle regole precise, quindi al di là che ci sia una candela in più o in meno, il setup è sempre quello, non cambia. Non so Marco se sei d'accordo. No, d'accordissimo, in linea generale comunque, allora, io dico sempre due cose, io l'ho ripetuto più volte questa cosa, io da un corso o comunque da il fatto di aver seguito un'altra persona, mi aspetto comunque non una strategia bella pronta, perché ve lo dico apertamente, sareste soltanto la mia brutta figura, perché io ho ideato la strategia, io la metto in pratica, l'ho ideata in questo modo. Però quello che vi ho voluto trasmettere non è la strategia, ma semplicemente un concetto di come ho sviluppato una strategia che funziona. Poi, in linea generale, potete decidere voi quello che farci di questa strategia, decidere che non fa per voi, decidere che invece che prendere 8 candele ne prendete 7, se invece che prenderle sul time frame a 15 minuti le prendete su quella a 5 minuti o su quella a mezz'ora, non cambia assolutamente nulla, non è un problema, anzi sono contento che magari vi mettete lì e rielaborate e vedete che magari potreste aver riscontrato una maggior convenienza rispetto a utilizzare 8 candele, ne utilizzate 7 e prendete quella delle 10:45 invece quella delle 11. Non è un problema, assolutamente. Avete massima discrezionalità e libertà, perché quello che vi ho voluto trasmettere non è una strategia pronta all'uso, perché qui non stiamo vendendo nulla, ma semplicemente è una strategia oggettiva, una strategia replicabile, anche modificabile, che comunque dei casi vi permette di avere comunque in futuro come ci si approccia al trading, come ci si approccia con un metodo che nel mio caso è stato comunque vincente. Poi è ovvio che io dico sempre, il trading non è per tutti. Il trading comunque dei casi è un'attività difficile e il trading non si copia. Quindi non dovete fare il copiato di qualcun altro. Ecco perché comunque dei casi io non ho mai sentito o visto persone che abbiano guadagnato dal copy trading, perché in generale è un'attività personale, è un'attività molto soggettiva il trading, però E poi per lì c'è anche un discorso di markup, nel senso che esatto. comunque i broker
per pagare chi vende i segnali, danno un markup sui pips, e quindi è quasi impossibile, soprattutto quelli che fanno vedere quelle equity bellissime e guadagnano in scalping, ma magari il trader che dà il segnale sul suo conto chiude a 4 pips e a voi ve lo fa, vi carica di 2-3 pips, facendovi perdere quel vantaggio. Quindi con TickMill noi siamo molto contrari a questo, infatti siamo uno dei, credo, pochissimi broker a non applicare alcun markup ai clienti. Quindi fate sempre comunque, state comunque sempre accorti ai servizi di copy training, e magari andate a prediligere quelle tecniche più sul lungo periodo, che hanno un average trade molto più ampio rispetto a quelli che ne hanno di pochi pips. Comunque Lucilla, Marco condivide le nostre idee, vi faccio vedere anche qui, nel senso che cambia poco se scelgo l'ottava candela, la nona o la decima. Cioè, il senso comunque è quello di crearsi questo canale e poi di seguire le regole, che comunque sono oggettive, e quindi da qui poi, da delle regole oggettive, si può uno studio serio e farsi proprio i backtest. Poi chi è programmatore, ne abbiamo comunque diversi in chat, può testarla subito, perché sono delle regole oggettive, può decidere di integrarla con altro oppure scartarla, come ha detto anche Marco. Va bene, allora io direi, se non ci sono altre domande, possiamo chiudere il webinar, quindi chiudere questa lunga maratona del Training Talent Show Coaching. Marco, io ti ringrazio per questi 6 mesi di grandissima formazione. Al di là di queste strategie, comunque hai dato diversi input, diversi spunti molto interessanti. E, non so se ci sarà un'altra edizione. Nel caso, sappi che ti terrò assolutamente presente. Io questo ti ringrazio Giuseppe, è stato per me un piacere, un onore comunque condividere, anche perché comunque è l'attività che faccio, comunque c'è cioè delle coaching private mi sono sempre interessato, l'ho fatte sempre one to one, quindi non ho mai fatto di gruppo, quindi mi ha fatto piacere comunque condividerla anche del tutto, mettere a disposizione anche gratuitamente di queste risorse che in linea generale vi dico, solitamente si pagano, insomma, si pagano anche comunque abbastanza. Quindi, in linea generale, a mio avviso, il broker Tikmil ha fatto un servizio che è da andarci, insomma, molto, molto fieri, anche perché comunque non è che stiamo parlando delle solite, passatemi il termine, cavolate che sentite in giro, comunque di analisi tecnica che è classica, che trovate anche gratuitamente, insomma, su tanti siti ormai, perché non è che uno vuole denigrare l'analisi tecnica, ma ormai non, penso che non ci siano più segreti, non ci sia più nulla da che una persona, che un coach privato possa spiegare di analisi tecnica. E quindi sono tutti accessibili gratuitamente. Quindi ecco perché quando sento parlare, ah, ho pagato X per un corso di analisi tecnica, a mio avviso sono soldi buttati perché si trovano tante risorse gratuite, anche ad esempio gli indicatori in generale, si trovano tanti gratuiti, poi chi sa programmare se ti può un pochettino personalizzare come ho fatto io, ma ormai da spiegare, insomma, è tutto detto, insomma. Bisogna soltanto trovare, diciamo, a mio avviso, un metodo giusto e io questo volevo più o meno trasmettere, un metodo, l'oggettività o comunque un qualcosa di replicabile, un qualcosa che ha senso e per me ha senso studiare il sottostante dei mercati, le regole da applicare e seguirle in linea generale. Giuseppe vi ha mostrato dei dati oggettivi che a me, diciamo, mi è dispiaciuto non poter, diciamo, interagito troppo sul conto, però dall'altro mi fa più piacere che l'abbia fatto Giuseppe proprio per darvi comunque completa trasparenza in linea generale su quello che è la teoria e su quella che è la pratica, fatti da due persone differenti che vi dico in linea generale con Giuseppe ci saremmo sentiti forse per gli auguri delle festività e per qualche Sì, telefonata siamo di piacere e esatto. di Esatto.
non di lavoro, ecco, non mi hai mai chiamato per dirmi: Marco, sto mettendo in essere l'operazione, dimmi se è giusta o sbagliata, anche perché è un servizio che non si può fare anche in termini di legge, quindi in linea generale non ci siamo mai confrontati su questo, insomma, quindi avete massima trasparenza e oggettività di questo tipo di operatività. Quindi, come ce l'ha fatta Giuseppe, ce la può fare qualsiasi persona di voi, e a me quello che interessa è dare un metodo. Poi, se il metodo sta in 8 candele tra le 8 e le 10 o tra le 14 e le 15, se preferite il Forex al VTI o al Gold, faccio l'esempio, o a qualsiasi altro indice, perché comunque ci sono anche ottime strategie sugli indici. Io torno sempre a ripetere, sulle fonti, per chi mi segue, insomma, utilizzo spesso e volentieri la piattaforma di Dickmill, e a mio avviso è una delle migliori per quanto riguarda i mercati americani. Cioè, io l'apertura ho il mio intervento alle 15:30, dove c'è l'apertura dei mercati americani, trattiamo spesso il VTI, ma ancor più spesso comunque guardiamo l'S&P 500, il Nasdaq, il Dow Jones, che su Tickmill, oltre ad avere degli spread competitivi, c'è anche un grafico molto pulito, quindi comunque, che comunque corrisponde a quello del futures, quindi ci sono tanti la possibilità di frazionare il lotto. Poi Giuseppe vi ha mostrato come, diventando clienti comunque professionali sul broker, possiamo mantenere la leva, quindi possiamo gestire al meglio, quindi applicare le nostre tecniche, insomma, di money management, eccetera, eccetera. Quindi, per chi magari vuole approfondire anche questi altri mercati, insomma, contattatemi, che comunque c'è tanto da scoprire, e questa piattaforma e questo broker, a mio avviso, è il miglior partner per applicarle in linea generale. Quindi, a mio avviso, c'è un mondo. Io dico che il trading è un parco giochi, un po' come quando vi danno il biglietto per Mirabilandia: non è che fate una giostra, cioè Mirabilandia dura 2 giorni, quindi le giostre le girate tante. Qua la stessa cosa, avete l'accesso alla piattaforma. Tanti strumenti, ognuno è diverso a modo suo, ci sono tante peculiarità, bisogna solo un pochettino, insomma, studiare, approfondirci. Qui avete i vari contatti, qui c'è il conto, diciamo, il link per aprire il conto reale con Tickmill, avete i miei contatti personali in modo tale da poter interagire qualche volta. Ve lo dico, io non faccio servizio segnali, non faccio nulla, non vendo nulla, se non per chi ha bisogno, insomma, delle coaching private. Quelle sicuramente le faccio volentieri nei ritagli di tempo. Quindi poi c'è comunque tutto il discorso della dichiarazione dei redditi, che con Tickmill manteniamo nel tempo come rapporto. Ci sono tanti clienti, insomma, soddisfatti. In questo momento ce ne sono diversi che stanno attendendo il risultato. Ecco, a breve saranno terminati, diciamo, tutta quanta l'elaborazione di quest'anno. Quindi, in linea generale, c'è tutto il servizio che volete, a mio avviso. Poi comunque questi webinar sono registrati, rimangono comunque negli archivi di YouTube. Molto probabilmente, se il broker mi dà l'autorizzazione, farò io una raccolta e magari dedichiamo proprio un sito a questo qui, in modo tale da meglio anche indicizzare tutto quanto il materiale di raccolta formativo, perché comunque lo scopo è questo, insomma, non è quello di vendere nulla, ma semplicemente di dare un servizio che funziona. Tutto lì. Ottimo Marco, allora come riferimento avete l'email di Marco che leggete qui sulla slide e poi per quanto riguarda il broker potete contattarmi all'email giuseppe@tickmill.co.uk. Grazie a tutti allora per aver ascoltato e visto questo webinar e vi auguro come sempre buon trading.